Era il 2008, un'era politica fa, quando Barack Obama vinceva le presidenziali americane per la prima volta e diventava il primo presidente afroamericano della storia. Osservando l'argomento dal punto di vista della comunicazione, quelle elezioni segnarono l'ingresso prominente del digitale nella quotidianità di moltissime persone. Facebook era in via di diffusione globale e così il messaggio politico si fece istantaneo. Yes We Can fu il cavallo di battaglia, come il Make America Great Again della più recente elezione di Donald Trump. Il mondo si era definitivamente affacciato sul web 2.0. L'internet da statico diventava interattivo. Nella stanza dei bottoni del team di Obama c'era Tom Cochran, figura chiave della digital transformation che caratterizzò l'esperienza di governo del presidente democratico. Tom Cochran, come possono trarre vantaggio dai mezzi digitali le aziende vinicole? Think about your audience. Who are you trying to connect with? Focalizzatevi sul vostro audience, cercate di capire con chi state provando ad instaurare un rapporto. Potete utilizzare i data per individuare il vostro pubblico, sia quello che lo è già, sia quello potenziale, e decidere quale sia il modo migliore per attrarlo, per targetizzarlo. Tutto ciò si può fare usando la tecnologia, i social media, le email, i siti internet, e naturalmente l'ottimizzazione dei risultati di ricerca di un browser come Google. Quindi cercate di capire come le persone trovano i vostri prodotti e le vostre aziende online. Il 50% del traffico online passa da Google, e se Google non sa che voi esistete, anche le persone non sapranno che esistete, e così dovreste riuscire a capire il perché le persone non vi trovano. Non esiste un settore con più tradizione di quello vitivinicolo. La cosa importante è usare la tradizione come ragione per non cambiare. Dovete rispettare la tradizione, ma dovete anche essere certi che la vostra azienda vinicola sia un business da tramandare di generazione in generazione. Quindi accettate i cambiamenti e cercate di capire perché avete una tradizione. Unite queste due cose e potrete rimanere in vita.